Esiste una Napoli che anche nei momenti di crisi e dopo una vita difficile non si arrende. Salvatore Iodice ha aperto, da poco, un laboratorio chiamato Miniera nel cuore dei quartieri spagnoli, nella Napoli antica, dove realizza la sua attività di artigiano e falegname, ma soprattutto raccoglie i rifiuti e li trasforma in opere d'arte. Il suo sogno è di trasformare l'intera zona in una strada di piccole botteghe e dare lavoro a tutti gli scugnizzi del quartiere. Perché questo è un posto dove la creatività abbonda, soltanto che i ragazzi delle generazioni che adesso hanno tipo 20 anni sono un momentino, come dire, sbandati e devastati, ma non credo che sia colpa loro. Però io ogni tanto riesco ad individuare qualcuno tra loro che c'ha una buona manualità nel disegno, costruzione di manufatti, e cerco di portarmelo in bottega per almeno fargli capire che si può vivere anche in questo modo, cioè costruendo cose di cui puoi dopo avere un riscontro pure economico, anche se non tanto grande, ma che ti basta per poter vivere onestamente. Il mio sogno è che nei quartieri spagnoli tutte le botteghe che hanno chiuso, dove andavo a portare il caffè quando ero bambino, potessero di nuovo riaprire mettendoci la passione di tutti quanti con botteghe di artigianato, perché mio padre è un artigiano, il papà del mio socio Maurizio Gemma pure è un artigiano, ma loro si sono fatti anziani, ma come vedo le botteghe chiudono ma non riaprono, e noi il nostro sogno è questo, di dare il là a questo progetto di far riaprire le botteghe ai quartieri spagnoli in tutte le sue forme. Intanto per Pasqua ha regalato alcuni contenitori raccogli rifiuti artistici fatti interamente con materiali presi dalla spazzatura, chiamati bidoncini riciclarte. Un esempio concreto di sostegno all'amministrazione comunale e alla lotta contro il degrado imperante nei quartieri spagnoli. Salvatore è un ottimista nonostante le difficoltà e ai nostri microfoni ci racconta il suo sogno. Come persona di quartieri spagnoli mi sto adoperando per fare due cose. Primo, portare avanti un progetto artistico, e secondo, ripulire un po' le strade, perché questi cestini che abbiamo installato sono fatti totalmente di materiali che erano in strada così abbandonati. Io li prendo, ho sviluppato un piccolo modello per realizzare questo cestino e sto cercando di produrli in serie, ma non per venderli ma per regalarli al mio quartiere. Io smetterò di costruire questi cestini quando gli altri smetteranno di appoggiare le cose per terra incivilmente. Io non avrò più materiale in quel momento per lavorare questi cestini e quindi mi fermerò. Fino a quando troverò questi materiali appoggiati nelle strade del mio quartiere, io li prenderò, li riporterò nella mia bottega e costruirò questi cestini. Noi ci siamo!